ragazzi, questo video vi faremo vedere l'unità 1 del nostro libro di inglese. Parla di present simple, present continuous, possessive pronouns, use and adverbs of manner. Il present simple si usa per parlare di abitudini, della routine quotidiana e di azioni permanenti. Il present simple è spesso usato con avverbi di frequenza quali always, usually, often, never, rarely e sometimes. Ci sono altre espressioni di frequenza che sono every day, month, a week, once a day, once a month, once a week, twice a day, twice a month e twice a week, three times a day, three times a month, three times a week. Il present continuous si usa per parlare di azioni in corso di svolgimento nel momento in cui si parla, azioni temporanee in corso di svolgimento in un periodo preciso. Il present continuous si usa spesso con avverbi quali now, at the moment, today e this week. Gli aggettivi possessivi sono sempre seguiti da un sostantivo. I pronomi possessivi, invece, non sono mai seguiti da un sostantivo, in quanto lo sostituiscono. Essi si usano per non ripetere il sostantivo e si formano aggiungendo la S all'aggettivo possessivo. Le uniche eccezioni sono mine e his. Questa, invece, è la tabella degli aggettivi e dei pronomi possessivi. La parola interrogativa whose si usa per chiedere a chi appartiene qualcosa. In risposta a una domanda introdotta da whose si può usare un pronome possessivo o il genitivo sassone. Gli avverbi di modo si usano per descrivere come si fa qualcosa, modificando il significato del verbo. Gli avverbi di modo seguono sempre il verbo o un complemento oggetto, se c'è. Gli avverbi di modo si formano aggiungendo ly all'aggettivo. Ci sono però delle variazioni ortografiche. Quando l'aggettivo termina in y preceduto da una consonante, al posto della y si aggiunge i, come easy, easily. Quando il verbo termina in ic, si aggiunge ally, come fantastic, fantastically. Present continuous si usa per parlare di azioni in corso di svolgimento nel momento in cui si parla, azioni temporanee in corso di svolgimento in un periodo preciso. Filippo sta registrando! Il present continuous si usa per parlare di azioni in corso di svolgimento nel momento in cui si parla, azioni temporanee in corso di svolgimento in un periodo preciso. Poi il present continuous si usa spesso con delle... Gli aggettivi possessivi sono sempre seguiti da un sostantivo, invece i pronomi possessivi non sono mai seguiti da un sostantivo, infatti... Sì, grazie Filippo. Oddio, l'ho registrato! Gli aggettivi possessivi sono sempre seguiti da un sostantivo, invece i pronomi possessivi non sono mai seguiti da un sostantivo, in quanto lo sostituiscono. Gli aggettivi possessivi... No, ho sbagliato... La parola interrogativa whose si usa per chiedere a chi appartiene qualcosa. In risposta a una domanda introdotta da whose... No vabbè, ma su però... Gli avverbi di modo si usano per descrivere come si fa qualcosa, modificando il significato del verbo. Ci sono però delle variazioni ortografiche. Quando l'aggettivo finisce in y preceduto da una consonante, si toglie la y e si mette al posto di essa la i, come easy, easily. Ti rendi conto che stavo registrando? Il present continuous si usa per parlare di azioni in corso di svolgimento nel momento in cui... Quando è morto Karl Marx? Nel 1901, nel 1889, nel 1876, nel 1883. Dai, 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 dai! Sto registrando! Vabbè,
Hai pure sbagliato, bravo.